Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti all'ottava giornata di andata del campionato di Serie A Beretta femminile. Meine Damen und Herren, schönen guten Nachmittag und willkommen zum ersten Spieltag der Hinrunde der Serie A Beretta der Damen. Heute spielen wir gegen Meister Salerno. Oggi incontriamo le campionesse d'Italia di Salerno. Buonasera e benvenuti per l'ottava giornata di campionato Serie A Beretta femminile, un incontro da tutti gli utenti di Eleven Sports. Si giocherà oggi il big match con le padrone di casa, prima in classifica, Naomi Salerno, campione in carica e reduce dalla convincente vittoria sul Mestrina. Una partita aperta a ogni pronostico che darà ulteriori indicazioni sulla reale possibilità del Brixen di contendere lo scudetto alle plurititolari ospiti di coach Laura Abram. Il Salerno ha finora perso un solo punto nella trasferta di Pontinia e vinto tutte le altre partite con punteggio altosonante. Brixen, da par suo, ha approfittato di un calendario favorevole che le ha consentito di amalgamarsi con le nuove giocatrici e ha vinto tutte le partite, compresa quella con l'Erice la settimana scorsa. Intanto le formazioni annoverano tra le loro file giocatrici di grande prestigio, guidate da allenatori di colorata esperienza. Fattore campo ha certamente il suo peso la forma della giornata. Quanto alta posta in palio, la federazione ha ben pensato di disegnare una porta vitale di assoluto prestigio, signori Francesco Simone e Pietro Morichillo. Ecco, è iniziata la partita con le padrone di casa. Possesso di palla, una formazione gran completo con Di Pietro al centro, Sofia Ghilardi, Chiara Sai Duran, Terzini ed è subito la Duran, tiro della Di Pietro parato da Mariana Ilic, poi sul rimpallo la palla finisce a Notofter che però invade l'area. Riparte dunque la Naomi Salerno,
Natasha Kulic in regia. Numero 9, Natasha Kulic. Entra di prepotenza. Il numero 5, Anna Giulia Francesconi. Colare con tutto fallo. Primo rigore. Rigore della Iomi. Tira in aria dalla costa. La Iomi su rigore al secondo minuto di gioco. Gran di dietro, Cadavamo dietro, Sofia Ghilardi, molto attenta alla difesa. Regna segno alla Sai Duran che riporta in parità il parziale. Alla costa. Felice, sopra la traversa che parte Brixen dietro, il tiro sotto mano è bloccato, la tempa difesa ospite. Schierata sul 6-0 rosso blu. Sofia Ghilardi palla al fino che però non va a buon fine. Sulla Romeo, un po' di nervosismo in campo, la foga chiaramente gli fa bene, comprensibile dunque qualche errore tecnico, però finora si sono contenuti dentro limiti accettabili. Gara Babbo che converte al centro, Duran, Babbo, Duran. La posizione di terzino destro, Ghilardi, Di Pietro, Duran, gran parata di Mariana Ilic, riparte la Iomi con Dalla Costa, parata di Monica Fischer, di Vittoria Romeo. Dalle grandi occasioni qua presso noi, una partita molto sentita da entrambe le squadre. Sofia Ghilardi, Duran, fallo su Arasai Duran, 9 metri. Ammonizione per numero 9, Natasha Kulic. E sulla fatidica linea dei 7 metri c'è Arasai Duran contro Ilic. Nulla da fare per il portiere, palla che finisce al 7. Sofia Ghilardi morire da sola. Vantaggio
della Costa Krunic. Fondamento nell'area della Costa, palla del Brixen che va via in seconda fase, già da Babbo, bloccata da Manojlovic. Guardi, Turan prende in pieno il palo sinistro della porta difesa da Ilic, palla che finisce sul fondo. E riparte nuovamente da Iomi Salerno con la Krunic al centro dalla Costa. Ecco che arriva la Martinez, bloccata da Sofia Ghilardi, ammonita per una spinta, 9 metri, l'area della Costa al centro che ha fatto la differenza nello scontro diretto sul destino, e anche oggi mette la nostra potenza fisica dell'evento di E. Alla Costa, Manojlovic, rete e la Dasha Krunic. Sofia Ghilardi, inizia da Barbara Rotter, di dietro, che però spera una potente bordata che finisce sotto la traversa. E riparte subito la Iomi Salerno, 9 metri. Krunic, Krunic dalla Costa, che punta la Di Pietro. Krunic, finta della Krunic, altrettanto del tiro e altrettanta prodezza di Monica Puister, via la Notte. Il tiro viene bloccato da Mariana Ilic, portiere in grande evidenza in questo inizio di partita, quando siamo giunti al nono del primo tempo, un risultato di 4-3. Adesso al centro dell'attacco ospite c'è Maria Costanzo. Costanzo, parata di Prister, la palla viene assegnata agli ospiti. Costanzo, la segna il numero 15, Ramona Manojlovic, è perfetta parità. Questa volta gli arbitri sono discordanti, l'arbitro di campo quindi fischia a favore di Salerno, quello di porta fuori per Simone. Di palla, partita vibrante, c'è la scommettere che è una palla fino alla fine, il tiro di Duran finisce nelle mani degli ospiti. Ospiti che vanno in attacco con la Martinez, finita perfettamente in area della Costa. Dopo l'iniziale 0-1 il Salerno rialza la testa e riconduce 4-5.
primo cambio nelle file del Bresson con Stephanie Durnwalder in cabina di regia, Giada Babbo, Sofia Ghilardi, Low Quarter, Durant, attenta difesa con Arasai Durant, riporta in equilibrio il risultato con un potente tiro dai 7 metri. Dalla costa, questa volta però reclama una deviazione della difesa, l'arbitro nello stesso avviso, questo non è nuovamente in possesso di palla. Adesso la Ghilardi è sul mezzo destro, mentre la Duran è sulla sua posizione congeniale di terzino sinistro. Romeo che serve l'ala, grandissima parata di Monica Prinsper, che serve la Motorster che però non riesce ad acchiappare la palla. Grandi emozioni naturalmente anche in panchina. Romeo con la costa, Martinez sulla posizione di pivot, che prende la palla dalla costa, Romeo, e dalla costa segna la sua terza rete, ma il tredicesimo Duran. Uchino, la rete di Virginia Uchino, merda di servita a Arasai Duran, 7-6. Dalla costa, Romeo, bloccata la dalla costa da Stephanie Durnwalder, 9 metri, eseguito da Valentina Martinez, Manojlovic, dalla costa che sorprende Monica Prinsper con il tiro dal basso. Stephanie Durnwalder che viene però bloccata con una spalata, ci sono 2 minuti in area dalla costa, e rigore per i Brixen, è in carica Giorgia Di Pietro, rilevatosi molto precisa proprio nei tiri da rigore in questo inizio stagione. Vediamo se avrà la meglio sulla esperta Ilic. Incredibile prodezza della Di Pietro, che sorprende la Ilic. E Brixen torna a guidare il parziale. Manojlovic, serve l'ala. Turnic, toccata, fischio 9 metri, con gli arbitri la mano alzata del passivo. Martinez e Monica Prinsper non si fa sorprendere, rifatta il Brixen. Sofia Ghilardi, toccata Manojlovic, un momento propizio per le padrone di casa in soprannumero. Vedremo quale sistema verrà giocato. Arasai Duran, Rotoste, Duran, ancora da Duran, Giada Babbo, Babbo, la finezza tecnica che non lascia scampo a Mariana Ilic. Fortunatamente due le reti di vantaggio per il Brixen.
Salerno, Serale extra player, porta vuota, l'imperativo è non perdere la palla in attacco ovviamente. Bel bloccaggio di Duran, Manojlovic, Romeo. Costanzo, scusate, bloccata dalla Lombard. Palla che si stampa sul palo destro della porta di Monica Prince, finisce sul fondo ed è il momento del primo time out chiesto dall'allenatore Hubi Nessing sul punteggio di 9-7. Dalle grandi occasioni qui a Bressanone. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi. Saranno disposte a concedere anche un solo gol. A tutto vantaggio del campionato che si profila interessante, soprattutto anche al vertice, con il Brixen ancora in vantaggio di un punto sulla Salerno, però con Mestrino, Erice e Pontigna che incalzano a poca distanza. Gilardi, Durnwalder, Stefani Durnwalder, quest'anno la palla è molto più precisa anche nelle conclusioni. Durant, Pucchino, perfettamente l'asse Duran Lucchino e siamo sul 10-7, 3 gol di vantaggio per le biancoverdi. Costanzo, Martinez, dalla posta Costanzo, bloccata dalla Durnwalder. Bel servizio, dalla posta sul numero 14 Martinez, che non ha difficoltà a insaccare. E ancora il Brixen, questa volta il tiro della Eder viene bloccato da Lairi. Grande Monica Prinster, Barbara Notofter. Ennesima prodezza della Ilic che consente alle ospiti di rimanere in contatto con le padrone di casa. Passi, fischiati i passi già da Babbo e due minuti per Nerea Costanzo. Giada Babbo che è in procinto di puntare a rete tutta sola, bloccata dalla Costanzo. Sacrosanta la sanzione di due minuti. Durnwalder, terzino sinistro, Duran al centro. Vediamo che il coach Nessing cambia sovente le posizioni delle sue giocatrici di punta proprio per... E ancora Ucchino! Undiciotto, ecco la Ucchino, è proprio il pivot che al Brixen serviva, che negli ultimi anni era uno dei punti deboli della squadra.
extra player nuovamente del Salerno, Manojlovic, dalla Costa in regia, Krnić. Gli arbitri fermano il gioco. 2 minuti a Stefanie Dornwalder per aver giocato la palla col piede, mi pare di capire dal gesto dell'arbitro. Palla che comane comunque in possesso di palla per le padrone di casa. Parità numerica in campo adesso. Sofia Ghilardi, Cucchino, Rotoster, Di Pietro, anche il Brix adesso con l'extra player, attenzione a non perdere la palla, Di Pietro è tornata in campo, Giara Babbo chiaramente sorvegliata speciale, c'è fallo su Duran, però gli arbitri sono d'opinione che il tiro sia stato sferrato ancora prima del fallo e allora la palla torna alle ospiti. Dalla Costa, Krnić, ecco la auto che intercetta la palla e la segno a porta vuota. Sono 4 adesso le reti di vantaggio del Brixen. Un piccolo strappo, che però non significa più di tanto, visto che siamo appena al 20° minuto del primo tempo. Per vincere una partita di questo tipo bisogna essere concentrate dal primo all'ultimo minuto. Difesa in area della Ghilardi, rigore per la Iomi Salerno. Sulla palla Ramona Manojlovic e in porta entra Melanie Perntal, numero 2 brissinese. Rete della Manojlovic che accorcia sul 12-9. Giara Babbo, torna Di Pietro, centro dell'attacco brissinese, Duran che punta la difesa, Di Pietro, perfetta Virginia Uchino che non lascia scampo a Mariana Ilic. Sul pivot vediamo ora Ciel Laurietti, Costanzo, dalla Costa, dalla Costa, è su di lei che gira tutta l'azione delle campionesse, fallo sulla Lauretti, 9 metri, Costanzo compie fallo di sfondamento. Giara Babbo, seconda marcatura di Giara Babbo, sono 5 le reti di vantaggio delle padrone di casa che hanno un momento veramente felice con un Salerno un attimino appanato che pare non avere la capacità di contrastare
le azioni bianco-verdi, per lo più imperniate su velocissimi capovolgimenti di fronte, seconda fase, che è certamente una delle forze della squadra di Hubi Nössing. Sarà certamente l'uno o l'altra istruzione dell'allenatrice ospite Laura Abram, rispettivamente l'allenatrice delle portiere, per aggiustare l'una o l'altra cosetta capace di contenere le sfuriate bianco-verdi. Manojlović, Costanzo, Martinez, Dalla Costa, Costanzo, Romeo, sulla quale viene fischiato il passivo, sfondamento, Alessai Duran cerca di centrare la porta vuota, non ci riesce, nulla di fatto dunque, riparte il Salerno. Dalla Costa, Costanzo, Dalla Costa, bloccata da Sofia Ghedardi, la palla finisce, numero 24, Lauretti, Daniel Lauretti, molto abile a infilare la porta brescinese, di dietro, Duran, palla alla Bottont, Ghedardi, Sofia Ballardi, che con una bordata sotto mano insacca sotto la traversa. E siamo arrivati al 24esimo di questo primo tempo, una partita affascinante, vibrante. Costanzo, Manojlović incunea nella difesa bianco-verde, viene bloccata 9 metri, eseguita dalla Lauretti. Costanzo, prodezza di Monica Prünster sulla Giuseppa Napoletano. Giada Babbo, Duran e Di Pietro. Palla abilmente amministrata dalla Nottwurfter, Di Pietro, alla quale viene fischiato lo sfondamento. Questa volta Monica Prünster si fa sorprendere. Giara Babbo, sorvegliata speciale quest'oggi chiaramente. E lei la cannoniera del Brixen fino a questo momento del campionato. Giro palla, Duran, Di Pietro, il tiro di Sofia Ghedardi questa volta finisce a lato e riparte l'Iomi. Manojlović, Dalla Costa, Costanzo adesso sulla posizione di terzino destro, Manojlović al centro, bella combinazione che porta al tiro in area della Costa, che però centra solo la traversa,
Sulla rifatto, riparte il Brixen. Torna in campo la Durnwalder, molto efficace questo avvicendamento in regia. Palla di Pietro e la Durnwalder. Sofia Ghilardi, Pino, Durnwalder. Bellissima combinazione tra Duran e Durnwalder, che porta al tiro quest'ultima. Un potente tiro all'incrocio dei pali. 16-11. Per la gioia ovviamente della nutrita tifoseria locale. Due minuti alla Notoft che per la verità sembrano un po' eccessivi considerato il tipo di fallo che è sembrato più che altro involontario. Comunque la decisione va rispettata. Brixen in inferiorità numerica. Costanzo dalla costa, Costanzo che perde malamente la palla. Brixen amministra, considerata l'inferiorità numerica. Bel servizio di Giada Babo su Virginia Ucchino, che si vede però parato il suo tiro dalla bravissima Ilic. Costa Krnic dalla costa che si alza, potente borrata di Laia da Costa sulla quale Monica Prinster nulla può. 16-12. Giada Babbo, Duran, Sofia Ghilardi. Ecco che adesso, dopo mesi di assenza, torna in campo Sara Hilber, infortunata dalla scorsa stagione. Sofia Ghilardi. Per la verità sembrava un fallo, gli arbitri non sono di questo avviso. Palla nuovamente al Salerno. Gli arbitri si consultano. Due minuti combinati ad Arasai Duran. Brixen ora in doppia inferiorità numerica. Momento propizio per la Iomi Salermo di accorciare ulteriormente le distanze a poco più di un minuto alla fine del primo tempo. Dalla costa, Durnwalder, fallo su dalla costa, 9 metri, eseguito da Lauretti, dalla costa, e prima che Natasha Krnic possa sferrare il tiro, la panchina del Salerno chiede il time out, o almeno no, non si tratta di un time out, ma di un'ulteriore esclusione di due minuti che non sono riuscito a capire perfettamente. Fatto sta che adesso sono solamente tre le giocatrici del Brixen in campo.
impensabile che Durnwald, Ghilardi e Lababo riescano a neutralizzare questa azione del Salerno in triplice superiorità numerica. Discussioni a non finire in panchina e sul tavolo dei cronometristi. Un po' di nervosismo oltre che in campo, anche ai bordi dello stesso. Vediamo che ci sono ancora discussioni sul Ucchino. Discussioni a non finire, per noi è difficile capire esattamente cosa sia successo. Condizioni, è chiaro che gli animi si scaldino. Ecco, vedremo cosa le tre, anzi adesso quattro giocatrici brissinesi sapranno fare in questi ultimi 40 secondi. Giada Babbo, incredibile l'estro di Giada Babbo, che riesce a infilare la portiera avversaria. Rete anche per il Salerno, l'opera della Manojlovic. Siamo sul 17-14. Bressanone, Brixen ancora in 4. Sofia Ghilardi, Stephanie Durnwalder. Chiaramente in campo mancano la Duran, la Di Pietro e l'Auchino. 9 metri a tempo scaduto, difesa schierata, proverà la Ghilardi a sferrare il tiro. Nulla di fatto, la palla finisce nella barriera ospite. 17-14 alla fine di questo primo esaltante primo tempo, condotta con grande forza d'animo da entrambe le squadre. Palamano pregevole che non si vede tutti i giorni qua in Italia, bisogna dire, e speriamo che nel secondo tempo lo spettacolo possa continuare su questa falsa riga più tardi. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere.
Forst, das Bier der Heimat. Cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Jetzt mit der zur Bette da hinten. Bentornati qui al Palasport di Bressanone, sta iniziando il secondo tempo di questa vincente sfida tra le campionesse d'Italia in carico, la Iomi Salerno, e una delle sfidanti più accreditate di questa stagione, le padrone di casa del Brixen, che devono iniziare questo secondo tempo in quattro, dopo che addirittura dovevano giocare in tre alla fine del primo tempo per delle esclusioni temporanee e anche per incomprensioni in panchina. Intanto sfondamento per gli ospiti che consentono al Brixen di ritornare in possesso di palla e di cercare di amministrarla fino al rientro di Pietro, che infatti ha preso posto al centro dell'attacco. Adesso manca all'appello soltanto la pedina forse più importante, Arasai Duran, Durnwalder, Di Pietro, Durnwalder, Sofia Ghilardi, si tira dai 9 metri, la sua tiro è preda della brava Mariana Ilic, molto efficace in questo primo tempo, dalla costa, perfetto, la palla parata da Monica Prinster, Arasai Duran. Le cose si mettono decisamente bene per le padrone di casa, che appena tornate complete riescono a riportare a 4 le reti di vantaggio. Superato questo momento di evidente difficoltà, le squadre sono nuovamente entrambe al completo e potranno sfoderare tutte le loro capacità. Fallo sul numero 14, Martinez Bigiotto, 9 metri. Manojlovic, fallo sulla Manojlovic che reclama una punizione. Dalla costa, il suo tiro è preda della Frister, autrice di una gara a dir poco magistrale. E la sfortunate le bressinesi in questo frangente, con il palo centrato dall'Auchino. Krnic, Manojlovic, Martinez, dalla costa, Manojlovic, di Siriella Orietti finisce abbondantemente a lato ed è nuovamente il Brixen a portarsi in avanti. Sofia Ghilardi costretta quest'oggi a giocare nella posizione per lei inusuale di terzino destro. Ecco, adesso Duran, che però imprime alla palla una traiettoria che la fa finire a lato. Krnic, Krnic, fallo sulla Ramona Manojlovic, a dire la verità mi è sembrato di vedere uno sfondamento, tant'è, palla rimessa in gioco da Bigiotto, Martinez, Lauretti, Manojlovic, Costanzo, Costanzo, dalla costa, sfortunata in questo frangente, si è vista stampare la palla sul palo sinistro della Monica Prinster. Ecco la Durn, vanno a chiamare il sistema. Duran, Duran,
bloccata dalla Krnic, 9 metri. Gran lavoro della Duan. Girardi bloccata dalla Costa. Cucchino. Doppia prodezza della portiera ospite, ultimo sul tiro della Notorter, Giada Babbo, che resiste dal tiro per consentire alla sua squadra di riproporre il sistema. Dunwalder, Duran, Babbo. Mano alzata, bisogna andare al tiro, 9 metri. Gran classe della Ilic, con palla che finisce per la lato e torna in possesso del Brixen. La difesa ospite, bisogna dirlo, è molto attenta in questa fase e pone in nette difficoltà il Brixen sull'azione manovrata. Walder, sistemino, palla malamente persa dal Bressanone per un errore tecnico. Riparte il Salerno. Dalla Costa. E ancora la Prünster. Giada Babbo, Eder. E sono nuovamente 5 le reti di vantaggio quando siamo al sesto del secondo tempo. Costanzo dalla Costa, Manojlovic dalla Costa, palla che finisce sul piede di una giocatrice, non si sa bene di chi, gli arbitri dicono di proseguire. E ancora Prünster, la palla finisce fortunatamente alla Giuseppa Napoletano, all'ala sinistra, che non si fa pregare due volte per insaccare magistralmente all'incrocio dei pali. Bellissimo passaggio sulla Ucchino, il cui tiro viene ancora una volta parato dalla Ilic, che si dimostra un portiere di assoluta classe con una serie innumerevole di prodezze. Manojlovic dalla Costa, la Costa che abbandona il campo, non si sa bene per quale motivo, forse per una botta sul braccio destro. Costanzo, Krnic, Costanzo, Martinez, Costanzo, bloccata. Lauretti, attenzione al passivo, la mano degli arbitri è alzata. Krnic finisce a lato. Brixen, che sotto l'intizzamento del pubblico torna a menare la danza sulla Dunwalder in cabina di regia. Giro palla, Cucchino, Silber, Duran. Sfondamento di Stephanie Dunwalder, giusta
la decisione arbitrale di assegnare la palla a Raiomi. Costanzo, Krnic, Manojlovic ha scavalcato la sua diretta avversaria, ha subito però fallo e allora 9 metri. Natasha Krnic, Costanzo, Krnic. Compie fallo di passi e va via il Brixen con Giada Babbo. Strattonata da Sofia Ghilardi, l'incomprensione nelle file del Brixen. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità, come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Evidentemente le cose non stanno andando nel migliore dei modi per gli Iomi, che da metà del primo tempo non riesce a colmare la distanza di 4-5 reti per il Brixen. Sole 3 reti in questi primi 10 minuti del secondo tempo, 2 per i padroni di casa e 1 per il Salerno. La dimostrazione che le difese sono molto ben impostate sulle giocatrici avversarie, dei terzini in particolare. Una 6-0. Con due portiere che fanno veramente la differenza quest'oggi. No, questa decisione secondo me è errata. 2 minuti per la Dunval e rigore dopo che la Romeo aveva fallito il tiro. Ramona Manojlovic contro Monica Brünster. E la Manojlovic va a segno, è il suo secondo rigore, 19-16, extra player per il Brixen. È tornata in campo Giorgia Di Pietro, Sara Hilbert, Di Pietro, Ghilardi. Fallo su Sofia Ghilardi, che non pare nel completo possesso delle sue facoltà fisiche. Di Pietro, Hilbert, Duran. Strattonato da dietro e allora gli arbitri dovrebbero trovare una misura uguale su tutte e due le parti. Squadra
del risultato. Effettivamente all'inizio di questo secondo tempo c'è stato un po' un appannamento anche. Tira via su un sostanziale equilibrio tra due squadre che si conoscono chiaramente a perfezione. Duran, Di Pietro, Ghilardi, fallo sulla Ghilardi da parte della Manojlovic, tiro bloccato, tiro della Ghilardi bloccato dalla difesa e ripartono le giocatrici ospite. Autrice di due delle tre reti degli ospiti, che intanto si riportano sotto 19-17 quando siamo giunti al tredicesimo. Pietro, sempre in inferiorità numerica, il Brixen che adesso torna completo. Bellissima rete di Giada Babbo, anche questa volta i due minuti ci stavano tutti. Romeo Krnic, Lauretti, Manojlovic, bella rete del numero 18 napoletano, che in questo inizio del secondo tempo, ecco lei che consente alle ospiti di andare a rete. Sara Hilber, Durnwalder che si avvicenda con Giorgia Di Pietro. Bel servizio su Giada Babbo, che questa volta esagera le sue prodezze. Il tentativo di pallonetto finisce nelle mani di Marijana Ilić. Ci sono discussioni tra la Babbo e l'arbitro. Però salito fallo non fischiato. Krnic. Questa volta il tiro della Manojlovic non è stato parato dalla Andrea Eder. Guarisce il tiro dai 6 metri. Ecco che il Salerno finisce questa volta invece i due minuti nei confronti delle Eder sono sacrosanti. Giusto la decisione arbitrale, 9 metri e la partita si sta nuovamente facendo incandescente con il Brixen che ha un solo gol di vantaggio e si trova oltretutto in inferiorità numerica. Quando siamo giunti al 14° del secondo tempo, la Jomsi imposta la sua azione con lo Romeo. Ora gli arbitri la fanno da protagonisti, combinando anche i due minuti nei confronti dell'allenatore Nessing. Il che significa che una giocatrice dovrà lasciare il campo e siamo nuovamente in 4 contro 6. Mi sembra che gli arbitri stiano peccando un po' di protagonismo. Il rigore chiaramente era sacrosanto, però i due minuti
contro allenatori e panchina, sono decisioni che dovrebbero essere l'assoluta eccezione. Rigore comunque per la Yomsi e per la Yomi alla Costa. Brixen che ora deve cercare di contenere il ritorno della Yomi, Dinardi, Gunvalder, Wilber, Dinardi, Duran, rimasta un po' in ombra. Ecco che Sofia Ghirardi fa partire uno dei suoi tenuti bolidi, nulla da fare per la Ilic. La difesa brissinese addormentata, ne approfitta la Yomi. Che ritorna in parità. Leggerezze che possono costare care. Gunvalder, Hilbert, Sofia Ghirardi, Duran, bloccata. Babbo, passaggio sbagliato della Ghirardi, la rete numero 18 Napoletano, si segna per la quarta volta in questo inizio di ripresa e adesso è la Yomi che ha ribaltato il risultato portandosi vantaggio sul 22-21. Giada Babbo alla Sai Duran, bloccata dalla Kubic, chiamato il sistema dalla Lundwalder, si compie della verità, pass fallo di piede, gli arbitri sorvolano. Duran, Ghirardi, Duran, serve l'Auchino che viene bloccata, 9 metri dicono gli arbitri. Giada Babbo, Duran, Gunvalder, palla persa però recuperata. Sfortunata Sara Hilbert che al suo rientro con lungo infortunio prende la traversa. Il Bricks è nuovamente al completo. Giada Babbo va da sola, serve la Nutup che però fallisce clamorosamente da sola davanti alla Ilic. Queste occasioni non si possono perdere se si vuole battere la squadra del Salerno. Rodolf è una giovane chiaramente, però questi errori potrebbero rivelarsi decisivi. Manojlovic, Krnic, Lauretti, Krnic, Manojlovic che libera Napoletano, autrice di ben 5 reti in questa ripresa. Adesso le padrone di casa dovranno imprimere una svolta a questa partita se non vogliono rimanere soccombenti. Doppia marcatura sulla Duran che non riesce a incunearsi nella strettissima difesa ospite. Noto per Duran, ecco finalmente che arriva la rete da fuori, 23-22,
Zappa fa basso il tiro della Eder, nuovamente bloccata dalla Ilic. Interrotta la partita, devi asciugare il perché. Teatrale caduta per della Krnić, fallo della Di Pietro, fallo c'era ovviamente. Martinez Bizzotto. Lauretti. Krnić. Lauretti. Fallo sulla Krnić, 9 metri. Che finisce ampiamente sopra la traversa, occasione per il Brixen per riagguantare il pareggio. Durnwalder, Di Pietro. Mancano in questo secondo tempo gli assist per il PV Uchino, che così perfettamente avevano funzionato nel primo tempo. Babo, Durnwalder, Duran. Fallo sulla Duran. E questa volta i due minuti se ne prende il numero 9 Krnić. Occasione ghiotta adesso per le biancoverdi a riagguantare il risultato. Si profila un finale di gara al Cardio Palmo. Vincerà quella squadra. A sapere nervi saldi. C'è un po' di confusione in campo, gli arbitri chiedono le distanze, 9 metri, eseguito dalla Babbo. Ora si tratta di mantenere i nervi saldi e di aspettare l'occasione propizia. Di Pietro con uno dei suoi micidiali tiri da sotto. 23-23 quando siamo giunti al 22esimo del secondo tempo. Il Brixen ora dovrà difendersi dalle folate offensive del Salerno. È rientrata in campo la Ilaria Dalla Costa. Dalla Costa, conclusione un po' affrettata degli ospiti che perdono la palla a favore delle padrone di casa, che sono ancora in superiorità in America per circa mezzo minuto. Giara Babbo. Quella rete di Giada Babbo dall'ala che riporta in vantaggio le padrone di casa. Dalla Costa, Lauretti. Dalla Costa. Fallo, fallo su Dalla Costa. Lauretti. Tiro senza troppe pretese.
del numero 18 napoletano, ostacolata però anche fallosamente, è doveroso dire, 9 metri con le arbitri. Due minuti per Giorgia Di Pietro e nuovamente rigore. Si va avanti a suon di due minuti, anche se la partita, bisogna dirlo, è in definitiva molto corretta. Sì, c'è chiaramente quell'impegno fisico tipico di partite, però non si può certo parlare di cattiveria. Bernthaler contro Della Costa, nulla da fare, molto sicura Ilaria Della Costa da 1.007 metri, il suo terzo rigore e la sua settima marcatura complessiva. Torna in campo Sofia Ghilardi, gioco con l'extra player Navasai Duran, Durnwalder. Duran bloccata dalla Costa, Motorster che ha rilevato da Sara Hilbert, Durnwalder, Sofia Ghilardi, rete Chiara Sai Duran, Paferno. Nuovo vantaggio del Dixon, che per un minuto ancora dovrà giocare in inferiorità numerica. Questa volta l'extra player si è rivelata una mossa azzeccata. Impressionante la prestazione di Ilaria Della Costa, che trafigge la Prinster dai 6 metri. Perfetta parità a 5 minuti dalla fine, ancora 25 secondi in inferiorità numerica per il Brixen. Notoster, Durnwalder, Duran, ecco un'altra canonata della Duran, sta venendo fuori in questa fase della partita. Questa volta rigore. Ennesimo rigore per le ospiti, ancora dalla Costa. In fila la Prinster. Brixen nuovamente al completo. Come sempre negli ultimi anni, le partite dirette tra le due squadre qua a Bressanone scorrono via sul rasoio. Saremo curiosi di vedere chi la spunterà questa volta, dopo 60 minuti. Gli arbitri fiscano un blocco irregolare alle padrone di casa. Parità a 3 minuti e mezzo dalla fine. Le ospiti in possesso di palla. Passi. Va via già da Babbo. Le ire del pubblico contro i conduttori di gara. Lei, secondo il pubblico, di agire con due pesi e due misure. Giada Babbo, Duran, che
Catalò fuori dal suo palo e la palla finisce a lato. Occasione nuovamente per gli ospiti, che impostano con calma le loro azioni. Dalla Costa, Manojlovic al centro adesso. Dalla Costa, Manojlovic, sfondamento. Palla già da lato. Della Ghilardi che finisce sopra la traversa. Il pubblico reclama una deviazione, rispettivamente un fallo. Un minuto e mezzo alla fine, ormai la tensione è giunta all'estremo, la partita è aperta a tutti i risultati. Dalla Costa, Dalla Costa tira sopra la traversa, occasione nuovamente per il Brixen. Nervi a fior di pelle, vedremo chi avrà i nervi saldi per andare a conclusione e segnare quella che potrebbe essere la rete decisiva. Durnwalder, Ghilardi, fallo su Giada Babbo, mancano ormai 40 secondi e coach Nissing chiede l'ultimo time out. Attimi alla fine, ormai tutto il pubblico è in piedi, atmosfera veramente impressionante, soprattutto per una gara femminile. Ecco Stefanie Durnwalder, mancano esattamente 30 secondi alla fine. Sofia Ghilardi, Durnwalder. E gli arbitri inspiegabilmente consegnano la palla agli ospiti. 15 secondi, Dalla Costa, Krnic. 7 secondi. La partita è finita. La partita è finita, 26-26, però c'è ancora un tiro franco da eseguire a 12 metri dalla porta della Prinster. E la Dalla Costa che se ne incarica, difesa ovviamente schierata in punta di piedi, tiro della Dalla Costa, palla che finisce sopra la traversa e partita che finisce definitivamente in parità, 26-26, dopo un incontro incandescente condotto sportivamente da entrambe le squadre, con qualche recriminazione da parte delle padrone di casa. Però è giusto dire, il Salerno il pareggio se l'è meritato per via della sua decisa reazione
a metà del secondo tempo e un momentaneo appannamento delle bessinesi, che non hanno saputo tenere il ritmo impresso alla gara durante il primo tempo e nei primi 10 minuti della ripresa. Risultato che direi giusto ed un onore delle due squadre che hanno veramente offerto una prestazione all'altissimo livello. Ovviamente il pareggio sta un po' più stretto alle padrone di casa, avendo giocato appunto in casa. Però c'è già da giocare, questo campionato sarà ancora molto interessante anche per via dei playoff reintrodotti quest'anno e che vedrà le prime 4 classificate nella regular season affrontarsi negli scontri diretti. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, arrivederci.